Bella a tutti ragazzi da Virco, bentornati su Gameplay Channel e su Professional Fishing. Allora amici, quest'oggi voglio proporre questo gioco di pesca, anche se io non sono un patito, non vi dico in verità, non ho mai pescato in vita mia. Però mi è stato inviato dagli sviluppatori, in realtà è un free to play con, come al solito, contenuti a pagamento, come del resto, insomma, un po' da quello che ho potuto vedere, gran parte dei giochi di pesca barra caccia che si possono trovare, che sono appunto free to play, ma poi ovviamente diciamo si può shoppare all'interno appunto del gioco, oppure giocare 8 vite per riuscire a comprarci qualche attrezzatura. Però per quanto io non me ne intenda assolutamente di pesca, mi è sembrato piuttosto carino, molto realistica l'acqua, carino anche il metodo di pesca, e quindi ve lo voglio far vedere appunto per chi ovviamente dovesse essere appassionato. Qua abbiamo per l'appunto i vari mondi, questi si sbloccano come vedete a livelli particolari. Qua abbiamo le room, in questo caso è sempre parecchio pieno, devo dire, il gioco ha quasi tutti i server sempre strapieni. Noi andiamo in questo e proviamoci appunto una partitozza. Abbiamo, io ho già comprato nel negozio quei soldi che il gioco ti dà per l'appunto all'inizio, poi possiamo vendere i pesci che peschiamo e quindi possiamo anche guadagnare per comprarci le cose. Come detto, è una procedura estremamente lunga se fatta senza diciamo shoppare. Comunque io ho già comprato il retino per dove mettere i nostri pesciuozzi, a meno che cioè sempre ammesso che li prendiamo. Questo, come vedete, è il gioco, ripeto, graficamente vabbè, diciamo gli alberi non sono niente di che, però è molto bellina appunto diciamo l'animazione dell'acqua, il comportamento dell'acqua è veramente molto realistica. Lì c'è già gente, io vado a fargli compagnia a questo punto con la mia cannozza da pesca, sperando di ricordarmi come si fa. Perfetto, allora magari intanto iniziamo a mettere il retino lì, perfetto, così abbiamo la nostra nassa, che non sapevo assolutamente che si chiamasse così. Vedete, sta anche piovendo, quindi noi intanto lanciamo. Io già come esca, diciamo, un pezzo di pane, l'unica cosa... Ah no, avevo preso anche i vermetti, dopo li proviamo. Vedete che a destra abbiamo il nostro amo posizionato, che quindi ci diciamo viene mostrato ingrandito appunto per vedere quando nel caso abbocca il pesce. Per quando inizierà ad abboccare, noi tiriamo col tasto destro, diamo uno strattone per agganciare il pesce, poi col tasto sinistro invece abbiamo appunto il mulinello per riavvolgere, diciamo, la lenza. Ecco che ha preso. Ok, proviamo a tirare senza esagerare perché se no si spacca la lenza. Vediamo cosa abbiamo preso. Vediamo cosa abbiamo preso, occhio, 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 ok, sì, l'abbiamo preso al pelo perché si stava per spaccare. Ah, è un bel pescione però, è questo qua. Dai, quasi un chilo, infatti mi ha dato un botto di esperienza. Beh, non è male, non è male assolutamente. E quindi mettiamolo, mettiamolo là dentro. Beh dai, direi che è andata assolutamente bene. Tenendo premuto il tasto control, attiviamo il mouse per scegliere eventualmente, vedete, diciamo la... tipo il cake, che quindi è una pasta, perfetto, oppure i vermetti, che è ottime per carpe. Dai, proviamo questa, dai. Va bene. Come faccio a selezionarla? No, non me l'ha data però. Come faccio? Ah, ok, devo metterla così. No, devo metterla qua, ok. Ah, perfetto, perfetto. Va bene, proviamo con questa, vediamo se becchiamo qualcosa di più grande, vai. Lancio da 16 metri, buono. È molto carino, cioè sicuramente, se poi essendo sempre online, per farvi una pescata con gli amici, come detto, se ovviamente siete amanti del genere, è sicuramente un gioco molto rilassante. Ma adesso ci è andata bene che, come ho tirato, ho abboccato subito, ma nelle partite di prova che ho fatto ci stavo anche, eccolo qua, che ha abboccato, avvolgiamo, ok. Beh, oggi mi sta andando veramente di fortuna, strano ma vero. Ok, col destro prendiamo il pesce, perfetto, un rutilo, credo che si pronuncia, abbiate pazienza la mia ignoranza in materia, diciamo, di pesca, ma come vi dicevo non ho neanche mai pescato in vita mia, quindi vado un po' a naso. Però come detto, anche per un neofita come me, che proprio sono assolutamente ignorante in materia, intanto scrivono in giapponese, in coreano, non so in che lingua,
È stato anche piuttosto semplice imparare. Non esiste, cioè, a parte la scrittina in basso nera che vedete, non è che esista, diciamo, un tutorial vero e proprio. Oh, sto a pigliana, sto a fare una strage di pesci. No, 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 mi si rompe. Piano, piano, zio. E alcuni tirano tanto. No, 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 no. Occhio. L'unica cosa è quando tirano tanto, che allora rischiate di rompere la lenza. Che questo mi sa che è bello grandino, eh. Porca miseria, 0,73, una tinca. Ah, ok, questa la conosco. Come pesce lo conosco. Oh, stiamo facendo una strage, eh. Che è sta cosa? Probabilmente perché ho comprato l'esca differente, perché prima utilizzavo solo il pane. Però sto prendendo un botto dei pesci. Vedete, quello 1,45 kg addirittura. Beh, poi ovviamente shoppando, come detto, prendendo canne migliori. Io sono con tutta l'attrezzatura assolutamente di base. Però comunque, come vedete, già in pochissimi minuti tre pesciozzi li ho presi. Anche questo 0,34 come chilogrammi. E devo dire che, come detto, indubbiamente è molto rilassante. Poi ho visto che si possono comprare anche le barche, quindi poi si può anche, insomma, andare in mezzo ai laghi per pescare, ovviamente, specie, penso, molto più massicce, e quindi puoi andarla a rivendere, per cui fare molti più soldi. Anche il discorso veicoli, ovviamente, c'è anche il quad, mi sembra, per guidare attorno alla mappa, che comunque è bella grandina, tra l'altro. È veramente bella grandina. Qua vediamo con F1 tutti i vari comandi, quindi abbiamo appunto con M la mappa, però probabilmente non mi si apre adesso perché ho buttato la lenza. Ecco, adesso infatti mo iniziano a non abboccare più, ne ho presi tre di fila, mo non abbocca più nessuno. Potrei provare magari a cambiare l'esca, vediamo se magari abbocca qualcosa. Lo muoviamo un pochettino, vediamo se riusciamo ad attirare qualche pesciozzolone. Mo mi abbocca un coccodrillo. Allora, questi... No, vabbè, proviamo a cambiare un attimo qua l'esca. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di differente. Proviamo con questa, che non l'ho mai utilizzata. Vedete, anche di queste ho tutta roba... Ah no, però è vero, avevo anche questo. Aspetta, avevo trovato anche questo. Quindi proviamo a cambiarlo. Come mulinello abbiamo solo questo, e la canna ovviamente abbiamo solo questa. Ok, proviamo. Vai. Ok, sempre 16 metri come lancio più o meno. Poi un pochettino ritorna indietro. Vediamo se abbocca qualcosa con un'esca differente. Magari riusciamo a fregare qualche pesce. Vediamo, eh. Un gioco dove ovviamente dovete avere molta molta pazienza, come del resto nella pesca reale. Si parla di star qui un sacco di tempo. Visto che ci sono anche varie modalità, quindi ci sono anche i tornei, ci sono un po' di cosettine interessanti. Come detto, ho visto anche che il panorama dei giochi di pesca è veramente infinito. E questo, come valutazione su Steam, è nella media. Io ve lo porto più che altro perché è comunque appena uscito. È uscito, mi sembra, il 30 di novembre. Quindi è uno dei più recenti, diciamo. Poi ho visto che ce ne sono tanti altri con una valutazione anche decisamente più alta, però, come detto, io non avendo esperienza in giochi di pesca inizio a portarvi questo, che comunque, ripeto, l'acqua è fatta veramente bene, eh? Non tanto l'acqua della pioggia, ma proprio l'acqua del laghetto, come si muovono le onde. Guardate lì insomma i cerchi che fanno le onde, sono veramente realistici. E come detto, più che altro l'ho trovato piuttosto semplice nel metodo di pesca e quindi abbastanza intuitivo, per cui anche per chi magari non ha mai affrontato un gioco di pesca come il sottoscritto, ci ho impiegato 5 minuti, insomma, a capire un attimino com'era il funzionamento e già a prendere i primi pesci, per cui sicuramente una cosa ottima per un gioco di pesca. Poi, per carità, c'è chi vuole magari un'esperienza più realistica e simulativa, e allora magari punterà ad altro. Io vedo che qua non abbocca nulla, quindi guardate anche, vedete l'acqua come, che bello le onde che fa quando tiriamo su la nostra lenza. Proviamo a tirare da quel lato, che lì non ci sta pescando nessuno, magari è un po' più ricco. Poi spero di utilizzare anche l'esca quella adeguata, che mi si era messo di traverso l'amo.
Proviamo così, vediamo se magari lì qualcuno a bocca. Sì, eccolo qua. Infatti, vedete? Dicevo io, puntare sempre alle zone nuove è cosa buona e giusta. Vediamo cosa abbiamo preso. Sembra piccolino, niente di che. Dunque, che abbiamo preso? Abbiamo preso di nuovo un rutilo, non so come si pronunci, di 0,23, okay, chilogrammi, quindi 25 centimetri, va bene, ci ha dato solo 3 di esperienza. La NAS ovviamente ha una capienza totale di 8 kg, noi comunque alla fine abbiamo già preso 2 kg di pesce, ridendo e scherzando, 2 kg di pesce non è male. Io provo ad andare un po' più avanti, vediamo se qua magari abbiamo ancora un altro po' di fortuna. Che anche in quella zona magari ci può essere qualcosa di interessante. Ok, questo mi si è messo praticamente di fianco. Che facciamo, l'incrocio delle canne qua? Zio, vai dall'altra parte. Eccolo qua. Mamma mia, per oggi è una strage sta a fare dei pesci, eh. Quindi quando sale la linea dovete muovere a destra e a sinistra per vedere dove scende. Eccolo qua, l'abbiamo preso. Si era messo a tirare all'ultimo. E abbiamo preso un altro però di 0,42, quindi con 30 centimetri, 7 di esperienza ci ha dato. Scusa, ti tiro il pesce in faccia, zio. Beh dai, direi che abbiamo fatto anche, insomma, una bella strage di pesci. Io magari provo nuovamente a cambiare la nostra esca, vediamo se, ok, prendo qualcos'altro. E mi sposto un po' io perché sennò siamo tutti lì. Non mi sembra il caso. Vediamo se riusciamo a pescare qualcos'altro di interessante. Anche un tempo di cacca oggi, mamma mia. Piove, eccolo qua. No, non l'ho preso. No. Mi sa che ha tirato ma mi ha fatto la finta. È scappato via il maledetto. Allora, vai. Ok. Riproviamo. Proviamo a vedere se riusciamo stavolta a beccare qualcosa. Io ho visto qualcosa che è salito in superficie, magari si avvicina alla mia esca, speriamo. Eccolo qua. No, vieni qua. Vieni zio. Vieni da papà. Dai. Ok. Perfetto, ecco qua che ne abbiamo preso un altro, mi sa che è sempre lo stesso, credo. No, è una blicca da 0,35 kg, 25 cm, ci ha dato altri 4 di esperienza. Buono, siamo quasi per... Ma che ho fatto? L'ho buttato in acqua? Ma no, ma mannaggia la miseria, ho sbagliato mira. Ma porca di quella... Vabbè, l'ho ributtato in acqua. Sì, volendo i pesci si possono anche ributtare in acqua, eh. Ovviamente poi non li avrete da vendere dopo allo shop, diciamo. Quindi potete decidere voi, diciamo, se liberare i pesci una volta pescati in acqua, se buttarli a terra, oppure se metterli, eccolo qua, o se metterli appunto nella nassa e poi, diciamo, poterli rivendere. Occhio, ok. Perfetto, questo cosa abbiamo trovato? Un'altra blicca da... 0,30 kg, 24,7 centimetri. Ok, la mia NAS è qua. Mo' vediamo di buttarcelo dentro. Ok, stavolta l'ho buttato dentro. Sì, mi sa che anche quello di prima l'ho tirato fuori perché era rimasto fermo a 2 kg. Pensavo fosse un bug, ma mi sa che l'avevo ciccata io la mira anche prima. Vabbè, due pesci praticamente li ho buttati fuori, fa niente. Pazienza, vediamo se riusciamo magari a prendere l'ultimo. Poi vi faccio vedere un po' la sezione appunto dello shop. Andiamo a vendere i pesci e vediamo un attimino quanto riusciamo a ricavare. Penso un po' poco, perché vabbè, non è stato niente di questo. 2,5 kg, mamma mia. Un pesce di 2,5 kg, che razza di canna c'ha? Pesca con la dinamite questo. Vediamo un attimino se riusciamo a pigliare quei cos. Perché la zona qua siamo in tre a pescarci, non so quanti pesci possa contenere. Eccolo, invece l'abbiamo preso. Se non mi si rompe la lenza, che spesso capita. Ma quest'oggi stranamente mi sta andando tutto bene, eh? No, occhio, eccolo qua. Ok, ha tirato un po' alla fine, ma
L'abbiamo preso. Ah, bello grandino questo, però. 0,46, un carassio. Anche questo mai, mai sentito. Vai dentro, ciccio. Ok. Perfetto, quindi riprendiamo la nostra nassa a questo punto e possiamo lasciare la zona di pesca. Essere carino poi poter prendere i veicoli. Vedete che ci sono i tornei di pesca, ve li faccio vedere un attimo. Abbiamo il mensile, il settimanale o il regolare con il pesce più grande. Ovviamente hanno dei costi, questi qua sono costi veramente enormi, questo costa praticamente 200 dollari, oppure possiamo anche addirittura creare noi un torneo, quindi anche questa è una cosa molto carina. Questi sono appunto i tornei creati dagli altri giocatori, oppure qua possiamo creare noi un torneo. Naturalmente per me diciamo c'è solo la prima zona di pesca perché è l'unica che ho sbloccato. Possiamo decidere la quota di iscrizione e quindi insomma è interessante. Ovviamente a noi costa in questo caso 350 dollari, ma penso che poi ci darà comunque i costi che le persone pagheranno per entrare nel nostro torneo, quindi penso sia anche quella una forma di guadagno. Questo è appunto il negozio. Ovviamente ecco qua, come dicevo, i pacchetti, vari pacchetti VIP un po' da tutti i prezzi. Qua potete se no comprare singolarmente, diciamo, le banconote che poi si utilizzano appunto in gioco. Invece i pacchetti VIP vi dà diritto a tot giorni con sconti, con accessori di pesca aggiuntivi, eccetera eccetera, insomma le solite cose che bene o male sappiamo anche già dei giochi di caccia ben conosciuti. Qua appunto il negozio per quanto riguarda le varie cose, quindi si sbloccano anche a un determinato livello. Quindi le canne, i mulinelli, le lenze, abbiamo insomma le esche artificiali, i galleggianti, tutte queste cosine qua. Abbiamo gli ami, le esche, che sono appunto quelle che io ho iniziato a prendere, queste due perché sono l'uniche che ho sbloccato. Poi abbiamo la pastura per attirare i pesci e altro. Abbiamo appunto le varie nasse, varie tipologie di nasse che aumentano, diciamo, penso il peso che possono ovviamente contenere. Poi vabbè, possiamo anche sceglierci la personalizzazione diciamo del personaggio, con anche la quantità di cose che possiamo tenere all'interno. Quindi abbiamo poi appunto sempre sotto la categoria altro, abbiamo le borse, le fionde che possiamo... Ah, per lanciare la pastura. Ah, ok, no, pensavo di fiondare i pesci, mi sembra una cosa un po' eccessiva. L'eco scandaglio addirittura. Questo 2990, che ovviamente non posso comprare, dove nuotano i pesci, quindi rileva pesce, mostra il peso, quindi qua possiamo anche scandagliare la zona. Abbiamo i telefoni, che però al momento è vuoto, quindi magari li aggiungeranno in futuro. Abbiamo appunto i veicoli, quindi abbiamo il quad, che questo lo potevo anche prendere all'inizio. Ne partiamo insieme con 2000, poi ho comprato un po' di esche, un po' di cose. Abbiamo appunto questi qua, oppure abbiamo per l'appunto le barche. Abbiamo la barca classica a remi e poi andando avanti ovviamente barche e motoscafi sempre più cazzuti. Abbiamo il mercato del pesce, dove appunto possiamo vendere il nostro pescato. Qua lo possiamo vendere singolarmente o vendere tutto a 50. Questo, vedete, questo mi viene pagato 19, questo 3 dollari, questo 18, 2, 3 e 5. Sì, ci facciamo veramente un po' poco, però vabbè, noi vendiamo tutto, così almeno risaliamo un po' di soldi. Poi c'è il circolo della pesca, che sarebbe la diciamo la classifica appunto del circolo della pesca, dove possiamo anche, penso, inviare l'amicizia, credo. Ah, possiamo anche noi creare addirittura un circolo della pesca, quindi sì, ci costa addirittura 10.000 per creare un nostro circolo della pesca. Però vabbè, carina anche questa cosa. Qua abbiamo le classifiche, varie classifiche, qua ovviamente la wiki fish, quindi la wiki di tutti i vari pesci, con anche diciamo tutte le descrizioni praticamente che ci sono. Ce n'è un bel po', devo dire, di pesci ce n'è un bel po', dalle trote, le tinche, il salmone, lo storione, insomma, oltre a quelli che non conosco io, ma anche l'anguilla addirittura. Quindi insomma ce ne sono un po' di tutti i tipi. Qua vi dà anche le esche suggerite per i vari tipi di pesce. E quindi questo è per... no, ho fatto di nuovo pesca libera, ho sbagliato. E quindi questa è appunto
questo è appunto il gioco. Quindi ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un sacco di like. Spero che questa presentazione possa piacere ovviamente agli interessati. So che sarà un pubblico di nicchia, non tutti sono interessati alla pesca, però come detto, siccome l'ho trovato un gioco estremamente veloce a livello di apprendimento, secondo me è adattissimo anche a chi non ha mai affrontato appunto un gioco di pesca. Calcolate che io è il primo in vita mia che prendo, è il primo in vita mia a cui gioco, eppure come avete visto ci ho fatto una partita di prova off camera e adesso che ho registrato ho preso più di 2 kg di pesce, quasi 3 kg calcolando anche i due che purtroppo ho buttato via. Erano tutti pesci piccoli, però come detto farsi una pescata magari con qualche amico anche in compagnia è sicuramente una cosa carina, penso un po' per tutti. Quindi come detto, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se vi va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto io in descrizione. Detto questo vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay, ciao belli!